Comunità di Crisi ha organizzato questo volo con la collaborazione dell'Aeronautica, del Ministero della Difesa e con il Ministero della Sanità per quanto riguarda il protocollo sanitario una volta arrivati in Italia. È stata un'organizzazione che ha beneficiato moltissimo dell'attività della nostra ambasciata a Pechino, che ha seguito costantemente 24 ore su 24 la situazione in loco e noi nei rapporti con loro e con le istituzioni e con le famiglie. È un'operazione complessa che riporta adesso appunto 56 dei nostri connazionali che erano isolati a Wuhan. Sapete che il numero dei connazionali era di circa 80, la maggior parte di questi appunto sta rientrando, mentre gli altri hanno scelto di rimanere per ragioni personali nella zona di Wuhan.